quest'anno l'avviamento al Teatro Lirico a Napoli, rifiutando l'invito del Teatro La Fenice di Venezia. Vincitrice di concorso nel 1963 per Voci Liriche al San Carlo, il nostro Massimo. In 30 anni di intensa attività, oltre a concerti, tournée, pomerine del Settecento, al Teatrino di Corte. Il maestro Luigi Vinci la ingaggia per la colonna sonora di Assunta Spina di Salvatore Di Giacomo, registrato dalla RAI di Napoli. Poi è il primo soprano in un giro di concerti in Puglia, nell'89 debutta con l'opera Madama Butterfly di Puccini, sempre al San Carlo, nell'anno rossiniano. Sostiene l'audizione che la vede vincitrice di un ciclo di concerti della Petite Messe Solennelle di Rossini. Attualmente annovera partecipazioni al San Carlo nell'ambito degli incontri Un coro nel cuore. Tra i tanti riconoscimenti, il ricordo più caro che le è stato assegnato è una bambola di Vinci appartenuta al grande soprano Renata Tebaldi. Il primo brano di questa sera è composto dal maestro Federico Marco Lebrun, altro nostro gradito ospite di questa sera, napoletano, figlio d'arte, si diploma in contrabbasso al Conservatorio di San Pietro a Maiella, dove apprende anche nozioni di piano, composizione e strumentazione per banda. Ha avuto esperienze al seguito di grandi direttori d'orchestra del Novecento, a 29 anni assume la direzione della banda di Squinzano in Puglia, e ha diretto anche opere lidiche. Professore di musica, poeta, compositore anche di canzoni, la Napoli Catorna, scritta per il C7, fu definita da Domenico Raio, dal cronista Domenico Raio, un inno di rinascita della città, con gli encomi dell'allora sindaco Bassolino. Nel 93 il coro della Basilica di Pompei eseguì per il Santo Natale la sua Ninna Nonna, nel 2011 lo ha visto vincitore del Festival della Canzone Marinara a Ischia con Suon Procidano, musicata su versi del poeta Edoardo De Biase. Vari sono i premi elencati, per ultimo lo Scugnizzo d'Oro assegnatogli dalla casa editrice Edizioni 2000. Lina Iannarino e Federico Marco De Bello. Thank you.
tenore Massimiliano Sebastiano. Poi è doveroso da parte nostra ringraziare per la partecipazione, non solo, ma per questo affetto sempre così semplice e umile che è proprio dei grandi, alla signora Gianmarino e al maestro Leonardo. Quando una persona è veramente tecnicamente forte e ha vissuto veramente in maniera significativa la professione, la carriera, sa affiancare anche chi ha i primi passi e cammina. Questo è un segno di grandezza e la ringraziamo per questo. Io ringrazio lei per le belle parole, ringrazio Mena che mi ha inserita fra i giovani. Io penso di carità. E poi veramente prima di tutto però ringraziamo il Signore che ci mantiene ancora in vita e bene, grazie a Dio. E perciò sono contenta io e mio marito tutti di essere presenti finché il Signore vuole. Grazie. Un omaggio floreale come tutto lo ricordo da parte della vostra comunità, vuole esprimere la gratitudine e anche la gioia.